Ken. Un'altra giornata di lavoro ci aspetta. Già, che stanchezza. Però mi piace il fatto che abbiamo la stessa maglia. E anche gli stessi pantaloni. E le stesse scarpe. Ragazzi, ho delle grandi notizie. Buongiorno, Jay. Ma che ci fai a lavoro? Tu non lavori di notte preparando le torte. Sì, ma oggi è un giorno speciale. Come vi dicevo, buone notizie. Ho scoperto che uno dei pasticceri che ammiro di più è qui a New York per un progetto. Il pasticcere Robinson passerà su richiesta nelle pasticcerie della città, assaggiando le delizie preparate dallo chef. E colui che verrà ritenuto il migliore potrà tornare con lui nella sua città, Los Angeles, e lavorare con lui per 3 mesi. Non vi rendete conto della grandezza di questa cosa? Quante cose potrei apprendere da lui? Quanti insegnamenti? È un'occasione che non posso farmi sfuggire. Perciò l'ho già contattato. Oggi verrà qui. Caspita, Jay! È fantastico! Che forza! 3 mesi a Los Angeles, chissà come ti diverti lì! Beh, ovviamente non so se vincerò. Ci sono pasticcerie molto più conosciute in questa città. Però, tentar non nuoce. Questo è lo spirito giusto! Cavolo, ragazzi, sono proprio nervoso. Tra 15 minuti lo chef sarà qui. Jay, tranquillo, andrà tutto bene. Sei lo chef migliore che conosco! Parli come se ne conoscessi altri. Era per fargli un complimento. Per la competizione si può anche portare una torta già fatta, ma io ho pensato che la farò sul momento. Verrà molto più buona. Per questo inizio a cucinare già da subito, così lo chef Robinson non dovrà aspettare troppo. Una telefonata da zia Susan. Ken, le hai detto della competizione? In realtà no. Jay, fortuna che mi hai risposto. Ho una brutta notizia. Tua madre prima è caduta dalle scale mentre non ero a casa. Sono tornata ed era lì, tutta dolorante, e adesso è all'ospedale. I medici hanno detto che non è successo nulla di grave, nessun osso rotto, però mi sembrava giusto dirtelo. Zia, ma che stai dicendo? In ospedale? Jay, devi capire che io e tua madre abbiamo una certa età. Una caduta dalle scale è una cosa grave per noi. Caspita, arrivo subito in ospedale. Tempo 10 minuti e sono lì. In ospedale? Che è successo alla zia? Tranquillo, Ken, non si è fatta nulla. Il solo pensiero che sia in ospedale mi fa stare male. Non posso stare qui, quindi lascio a voi in mano tutto. E noi che dovremmo fare con lo chef? Cucinargli una torta? Tranquilli, ragazzi, in frigo dovrebbe esserci una torta già fatta. Potete usare quella e vedete di spiegargli la situazione. Ok, Jay, puoi contare su di noi. Fammi sapere come sta zia. Certo, certo. Allora vado a prendere la torta in frigo. Sì. John, ma non c'è nessuna torta in frigo. Ma che dici? Avrei guardato male. Non sono così stupido da non saper guardare dentro un frigo. È vuoto. Ma quindi, Jay, si è sbagliato. Esatto, non c'è nessuna torta. E noi come facciamo? Beh, potremmo dire allo chef che... No, è arrivato. Oh mio Dio, gli apro. Salve. Salve. Che piacere. E allora, tu devi essere Jay. O è l'altro? Sì, sono Jay. Jay Ritter. Sì, è proprio Jay Ritter. Che piacere incontrarti. Ho dato un'occhiata su internet alla tua pasticceria e ho visto tante recensioni positive. Sono proprio curioso di vedere che cosa mi preparerai. Oh, beh, non si faccia tutte queste aspettative, sai com'è? Sono uno chef semplice e la gente è troppo gentile con le recensioni. Più che altro, siamo noi che le scriviamo. I nostri amici, sa com'è? Sì. Beh, questo non mi fa molto piacere da sentire. Non è un buon inizio. L'onestà è sempre premiata. Non sempre, dipende dal caso. Ma procediamo allora con la tua preparazione, Jay. Le aspetta una torta con... panna. E vaniglia. E fragole. E papaya. Posso chiudere un occhio sulla frutta, ma panna e vaniglia. Che torta ambigua. Oh, beh, noi qua siamo unici. Unici, sì, sì. Però se vuole non la faccio così, perché effettivamente Ken è un po' strana. Beh, in realtà sono curioso di questa combinazione, ma certo dovete decidere voi. Solo Jay, mi sembri un po' impreparato. Impreparato? Non sono affatto impreparato. Avevo già deciso questa torta con panna e vaniglia. E fragola e papaya. Va bene. Ed è già pronta. Che disgrazia! Oggi abbiamo fatto sold out di quella torta, quindi... Devo andare ai fornelli? Sold out?
Sarei curioso di vedere un vostro menù. Un paio di torte che preparate. Posso... Glielo mostra Ken. Io devo andare a cucinare. Ma non c'è da nessuna parte la torta panna e vaniglia, John. Venga con me, ma... Panna e vaniglia non è scritta perché... Perché è nuova. Esatto. E questi cartelloni sono vecchi, sono di ieri, quindi sono proprio vecchi. Infatti l'abbiamo inventata oggi. Solo per lei. D'accordo, vorrei comunque vedere il vostro menù. Certo, certo. Che strano, le torte che prepara Jay, leggendole dal menù, sono molto classiche. Non capisco questa uscita di panna e vaniglia. Quasi quasi avrei preferito leggere il menù per chiedere una di queste. Sembrano invitanti. Oh, che disgrazia, John sta già cucinando. John? Jay? Oh, ma certo, che stupido! Jay, sì! No, è che io lo chiamo anche John, o Jack, o Jacob, o Justin, o... Insomma, nomi con la Jay, sa com'è. Certo, è logico. Mi scusi, mi assento un secondino. Ho bevuto troppo caffè, sa com'è. Devo andare in bagno. Ma certo, vada. Jay, mi vuoi spiegare dove cavolo sei? È arrivato lo chef! Ken, sono rimasto bloccato nel traffico fino ad adesso. Non ho ancora visto mamma, sono appena arrivato all'ospedale. Ma che problema c'è se è arrivato lo chef? Ti avete spiegato la situazione, no? Ma tu sei proprio sicuro che vuoi vedere zia? Cioè, se non si è fatta nulla? Ma certo che ne sono sicuro, Ken. Prima la famiglia e poi il resto. Sì, ma voglio dire, che figura ci facciamo io, John? Lo chef deve aspettare qui. Magari altri posti da vedere. Vi ho già spiegato. C'è la torta nel frigo. Ah, è vero! La torta nel frigo. Fortuna lei, ma... Cioè... In realtà... Eccomi! Devo andare, Jay. Ciao, ciao! Ciao! La nostra bellezza è qui. Non ci credo che John sia improvvisato come chef. Chissà cosa sarà venuto fuori. Eppure dall'aspetto non sembra male. E così in quest'orta c'è panna, vaniglia, fragole e papaya? Perché di frutta non ne vedo. Beh, lei non mi ha lasciato spiegare. La frutta c'è. È nell'impasto. L'ho frullata, l'ho messa insieme alle uova, al latte, alla farina. Non è fantastico? Creativo. Creativo. Allora, procediamo. Eccoci qui. Avevo una domanda, Jay. Ma il fiocco sulla torta si può mangiare? In realtà non lo so, credo l'abbia fatto Jay come decorazione. Cioè, l'ho fatto io, giorni fa. Cioè, l'ho fatto io, prima. Ho paura di chiedere con che cosa sia stato fatto, perciò assaggio. Che cosa deve sopportare il mio palato? Questa, osi chiamarla torta, Jay? L'interno crudo, poco lievitata. Il mix di sapori è terribile. La frutta non la sento, per fortuna. E la panna e vaniglia. Immaginavo sarebbe venuto fuori qualcosa di osceno. Non capisco con che coraggio tu abbia chiamato qui uno chef famoso come me per fargli sentire una cosa del genere. Avresti dovuto evitare. Jay Ritter, sei un buffone. Questa pasticceria non so perché vada avanti. Non so che clienti abbiate. Immagino i vostri amici, come mi avete detto prima. Questa esperienza è stata proprio strana. Non mi aspettavo che sarei mai andato in una pasticceria del genere. Ancora mi chiedo come questo posto sia stato fondato. Chi vi ha dato i permessi? Buffoni! Cambiate lavoro! A questo punto sono curioso di sentire la torta. No, Ken, non ti conviene. In quella stanza non mi prendeva internet, così sono andato a memoria. Memoria che non esiste, perché non ho mai fatto una torta. Caspita, per farlo arrabbiare così. Ma che cosa diremo a Jay? Abbiamo rovinato il suo sogno. Se gli dicessimo la verità, ci odierebbe. Quindi ho in mente un'idea. Ragazzi, come mai quelle facce? Jay, non è andata bene. Lo chef ha assaggiato la torta che c'era in frigo. Ma non gli è piaciuta. Gli ha fatto così schifo che l'ha buttata. E infatti non è qui. L'ha buttata? Che cafone! Come si può trattare una persona meno esperta di lui in questo modo? Che maleducato! Infatti, Jay... Meglio che tu non abbia vinto. Immagina lavorare 3 mesi con quello. Esatto. Nessuno ha mai buttato via una mia torta. Che gli ingredienti siano andati a male o che la torta non si sia mantenuta bene in frigo. Forse ha acquisito per questo un sapore disgustoso.
Beh, per noi rimani sempre lo chef migliore che abbiamo mai conosciuto. Anche se conosciamo solo te. Che stupidi che siete.